Ciao e bentornati al nuovo episodio di Consigli e trucchi in un lampo. Oggi andiamo a scoprire insieme come utilizzare lo stampo per crostata con griglia. Questo stampo lo trovate in un qualsiasi negozio di casalinghi ed è davvero molto utile quando volete ottenere una crostata dall'effetto perfetto. Andiamo a vedere come si utilizza. Lo stampo è composto da due pezzi, la base e la griglia. Utilizzarlo è molto semplice, le cose da ricordare sono davvero poche. Ricordiamoci di inserire la griglia con la scritta verso la parte superiore. Dopodiché andiamo a spolverare abbondantemente tutta la superficie. Questa è un'operazione essenziale per non far attaccare la nostra frolla. Adesso andiamo a prendere la nostra frolla che abbiamo preparato in anticipo e stendiamola. Mettiamo la frolla sul nostro mattarello e spostiamo immediatamente sulla base. Facciamo aderire bene la frolla e con il mattarello mi aiuto per farla aderire perfettamente. In questo modo faccio scendere anche la frolla in eccesso. Spingo bene bene. Vedete che la frolla in eccesso cade da sola. Rimuoviamo quella lungo i bordi. E se c'è qualche pezzo che è ancora rimasto, sbattiamo sulla superficie per eliminarlo. Ne è rimasto ancora uno, lo togliamo via. Ok. Preleviamo la griglia, la frolla è perfetta, trasferiamo in congelatore per 15 minuti. Sono trascorsi 15 minuti, proviamo a riprendere la frolla. Perfetto, è perfetto in questo momento, adesso vediamo se funziona. Direi che è già scesa. Eccola qua. Super. Andiamo a rimuovere i bordi in eccesso perché la griglia ha un diametro da 30 cm. E rimuoviamo con un coltello ben affilato tutto l'eccesso. Direi che è perfetta. E se ci sono riuscita io, che abbiamo 32 gradi in piena estate, ci possono riuscire tutti. Ed ecco la nostra crostata appena sfornata. Semplicemente perfetta. Anche in cottura ha mantenuto benissimo. Adesso non resta altro che farla raffreddare ancora un po' e servirla. Direi proprio che è stato più facile a farsi che a dirsi. Se ti va, lascia un commento con il prossimo consigli e trucchi che potrebbe tornarti utile. Grazie e alla prossima!